Salve a tutti, allora cercherò di essere breve e conciso perché il tempo è scarso oggi. Allora, innanzitutto YouTube mi chiede di chiedervi di iscrivervi al canale, quindi fatelo per YouTube, iscrivetevi al canale perché poi sennò YouTube ci rimane male. Ok, grazie ai nuovi iscritti, grazie a tutti i commenti, cercherò di rispondere a tutti un po' di giorni, un po' così. Okay, ieri sera Van Garman, Peter Wright e Barney sono usciti dal UK Open, mi sembra già una tragedia, va bene. Passiamo, risposta a Matteo che ha scritto che loro giocano a Speed Score e a Crazy Cricket, mi pare. Anche noi tanto lo facciamo, non è non così spesso, ma lo facciamo anche da noi. Comunque, bene. Risposta a Claudio, puoi tirare a qualsiasi triplo tu voglia, però chiaramente se sei in partita, meglio che ne scegli uno e tiri a quello. E così vale anche per i doppi, perché se cominci a tirare di qua e di là potrebbe essere un casotto, nel senso, se lo fai per divertimento è una cosa, ma se giochi contro qualcuno è meglio che ne scegli uno e tiri su quello. Io ad esempio di solito tiro al 20, se non lo becco tiro al 19 per cercare di prendere il doppio. Invece io tiro sempre al 18, sì, doppio, perché lo becco quasi sempre. Ok, risposta a non mi ricordo, a Giovanni, quanto riguarda le frecce. Allora, le frecce praticamente io ad esempio ho frecce da soft da 18 con la punta sopra. Se, non posso dirti che è meglio, perché secondo me è peggio, è meglio trovare una freccia da steel con punta in ferro e estrarre la punta. Uno, costano molto meno, la cambi in 5 secondi e secondo me è meglio che non quelle da soft che devi mettere, io la sfrantumo in una settimana. I pesi, ti hanno risposto sotto, non è vero che le quelle da steel sono da 20, da 22 in su, no, cioè sono anche frecce da steel da 16, per dire, non è quello che cambia, cambia più che altro che la punta viene inserita all'interno, viene estratta, e nell'altra invece la viti. Tutto qua la differenza. Se tu giochi solo a steel e non a soft, ti conviene trovarti una freccia da steel che sia giusta per te. Io sto cercando una freccia da steel che riesca a fare che mi permette di fare le stesse cose che mi permette di fare le Van Gerwen da soft. Con quella io gioco qualsiasi cosa e quando sono in serata è dura battermi. Non riesco a trovare ancora una freccia da steel che mi dia la stessa diciamo potenza. Ok, spero di aver risposto a tutti. Avevo risposto anche a Franz. Caricherò il video domani perché sono un po' incasinato. Salute a tutti.